Siamo qui con Nadia Galbiati, membro dell'Ordine Massonico Misto Internazionale Les Droits Humains, già Presidente del Consiglio Nazionale della Federazione Italiana e attualmente ancora membro della Loggia Agostino Caporlingua all'Oriente di Milano. Oggi siamo qui per un'occasione molto particolare, infatti la Loggia Caporlingua si appresta a festeggiare il suo 60° anniversario. Esatto, fra pochi giorni avremo il piacere di festeggiare questo anniversario per noi molto importante e stiamo organizzando una celebrazione che sarà un momento di gioia per tutti. In particolare, Agostino Caporlingua, chi era? Allora, Agostino Caporlingua è stato un fratello che ha aiutato moltissimo la Federazione Italiana nel dopoguerra a risorgere, dato che durante il periodo del fascismo le logge massoniche non potevano lavorare. E quindi i massoni erano dispersi e lui, cominciando dal sud Italia, lui era di Catania, perché era stato liberata per prima il sud Italia, cominciando dal sud Italia ha cominciato a ricreare nuove logge e è stato per tutti noi un esempio di preparazione, grande preparazione esoterica, ma soprattutto di capacità di mettere in pratica i principi di libertà, uguaglianza, fratellanza, con fermezza e dolcezza. Parliamo invece della Loggia Caporlingua di oggi, quindi come è formata, le sue caratteristiche, i suoi progetti, cosa sta lavorando? Intanto è formata da fratelli e sorelle di ogni estrazione sociale, di ogni tipo di pensiero, dato che apparteniamo a un ordine che è nato misto e nel 1893, misto non solo nel senso di genere misto, ma misto perché accoglie fratelli e sorelle di ogni tipo di pensiero, di credenza, di ogni tipo di mentalità, proprio perché è distribuita su quasi 70 paesi nel mondo e quindi c'è possibilità di confronto con fratelli e sorelle che hanno abitudini, modi di vivere completamente diversi e con i quali ci troviamo, ci incontriamo e scopriamo di avere in comune lo stesso desiderio di crescita, di miglioramento di sé e questo è molto importante per noi. In base a quello che hai appena detto, è parametrato con la nostra attualità nel mondo in cui viviamo oggi. Cosa vuol dire essere massoni, ma soprattutto massone delle Droits Humains? Nelle Droits Humains c'è questa caratteristica non solo della mixité e dell'internazionalità, con possibilità di incontro, di confronto con fratelli e sorelle di ogni paese, di ogni città, ma soprattutto c'è questo clima di fratellanza molto importante. Per questo, per esempio, la Loggia Caporlingua non ha mai subito scissioni, non ha mai avuto momenti in cui si è fermata, e nemmeno nella Federazione Italiana. Ecco, questo dimostra che c'è un'armonia nel crescere, dove i fratelli e le sorelle hanno la possibilità di aprirsi, di parlare di quelli che sono i loro desideri interiori, i loro moti di aspirazione verso il miglioramento di sé, sapendo che trovano un ambiente dove senza giudizio e quindi che favorisce proprio lo scambio e il confronto e soprattutto dove si cerca di mettere in pratica quotidianamente quelli che sono questi principi così importanti e fondamentali per, non solo per l'uomo ma per tutta l'umanità. Qual è il futuro di una loggia e soprattutto il futuro della Loggia di Milano a questo punto? Beh, devo dire che nella loggia sono presenti fratelli e sorelle con tanti anni di esperienza, ma sono presenti anche tanti fratelli e sorelle giovani e quindi il nostro futuro è poter passare quello che consideriamo essere un patrimonio tradizionale ai giovani d'oggi perché possano crescere e aiutare la società intorno a loro
a crescere con questi principi e a diffonderli.